Ormai lo si sente ovunque. Oggi, per ottenere risultati nel contesto ipercomplesso che ci troviamo ad affrontare, è fondamentale essere data-driven in qualsiasi attività si svolga, in particolare se si è un manager o un imprenditore che deve prendere decisioni strategiche. Ma cosa significa esattamente? Ciao, siamo Giovanni e Caterina della Central Marketing Intelligence. Il nostro lavoro è proprio aiutare le aziende a essere davvero guidate dai dati. In questo video scopriamo cosa significa realmente essere data-driven, quali sono i benefici e se ci seguirai fino alla fine scoprirai come mai oggi non è più sufficiente. Ma prima, se non l'hai già fatto, iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Oggi, mentre stavo pranzando, al telegiornale un esperto in un'intervista ha detto: se dovesse arrivare un'altra pandemia, l'importante sarà affrontarla in modo più data-driven e grazie all'intelligence dei dati. Mi sono chiesta, ma chi guarda il telegiornale capisce cosa significa? Già, ormai è un concetto talmente abusato da diventare una buzzword, però solo pochi riescono davvero ad applicarlo e a tradurlo in azioni concrete. Il motivo è che spesso resta un concetto astratto, una linea guida che in azienda forse nessuno davvero segue. In realtà è molto semplice. Significa prendere qualsiasi decisione basandosi non su opinioni o sulle emotività, ma dopo aver valutato che cosa ci dicono i dati. Ma ecco che la domanda successiva è: sì, ok, tutto bellissimo, ma quali dati? Questo è un dubbio che hanno quasi tutti gli imprenditori e manager con cui parlo, e chi non ce l'ha di sicuro mente. Il punto infatti sta proprio qui: di quali dati stiamo parlando? Chi ci contatta proprio perché vuole diventare più data-driven spera che ci sia un report, a volte addirittura un numero che gli risolverà tutti i problemi. Mentre purtroppo non esiste il tipo di dati perfetto o la risposta matematica esatta che aiuta qualsiasi persona o azienda a prendere le giuste decisioni, ma dipende dal contesto, dal tipo di decisione e da tanti altri fattori. Infatti dico sempre, se ti potessi dare una risposta, che ne so, 42 o 320 trilioni, cosa ti cambierebbe? Cosa te ne faresti? In che modo prenderesti una decisione migliore nel tuo caso specifico? Da ingegnere posso farti questa metafora. Se devo capire come far stare in equilibrio una trave, inizierò a cercare quali dati mi servono per impostare una formula e capire se starà in equilibrio a seconda delle condizioni esterne. La formula ha ovviamente dei principi base, ma non è sempre la stessa. Cambierà in base al tipo di trave, al materiale, a dove è posizionata, a cosa deve sostenere e così via. Lo stesso vale per le decisioni di business, sia strategiche che operative. Essere data-driven significa chiedersi quali informazioni servono per comprendere più chiaramente lo scenario e poter quindi crearsi delle ipotesi, delle proiezioni e scegliere in modo più oggettivo possibile. Significa quindi scomporre la realtà non strutturata in dati strutturati e chiari, una sorta di matrix. Immagino che il dubbio su di quali dati stiamo parlando rimanga, quindi facciamo degli esempi. Immagina che tu abbia due linee di business, due prodotti e tu debba decidere su quale puntare per ottimizzare il prodotto e lanciare le prossime campagne. Se decidessi in base a quale ti sembra meglio, ovviamente non saresti data driven, ma nemmeno guardare solo al fatturato delle due linee o al margine di contribuzione sarebbe sufficiente. Certo, sarebbe un inizio, ma poi devi chiederti: cos'altro impatterebbe sui risultati? A questo punto sì che diventi davvero data driven e quindi facendoti domande successive capiresti ad esempio che hai bisogno di conoscere anche il CAC, cioè il costo di acquisizione clienti per ciascuna delle due linee di business, e quindi inizieresti a chiederti se rimarrebbe simile ad esempio modificando gli investimenti pubblicitari, o magari potresti scoprire che in passato quel CAC è dipeso da eventi magari fortuiti. O ancora capire che devi guardare altri fattori, come quali campagne stanno lanciando i concorrenti, cosa pensano i clienti delle due linee di business, quanto ci vuole per realizzare due prodotti e così via. Lo stesso discorso vale nelle decisioni a livello operativo. Quando ad esempio devi decidere se usare una certa parola in un titolo di un articolo o quale immagine utilizzare in un annuncio pubblicitario, invece di andare un po' a caso devi guardare i dati sui risultati che hai ottenuto in passato da articoli e annunci, sia verificare la situazione esterna per capire l'interesse del tuo potenziale target. In pratica, per una sola decisione
decisione, devi crearti un vero e proprio quadro di dati e di informazioni che ti aiutino a vedere le diverse implicazioni, le cosiddette condizioni del contorno, come diciamo noi ingegneri, per evitare di dimenticarti un dato e che la trave crolli, facendo crollare rovinosamente l'intero edificio. Capisci quanto è importante essere veramente data driven e quindi scegliere i giusti dati da analizzare ancora prima di decidere. In questo modo eviti di essere travolto dagli eventi, di non vedere minacce poco evidenti o peggio di non accorgerti di opportunità interessanti che magari potrebbero essere a portata di mano, ma che non avendole inserite nel tuo radar non riuscirà mai a cogliere. Per andare nel concreto, possiamo citarti decine di casi di successo di nostri clienti che hanno applicato il metodo data driven e sono riusciti a ottenere risultati. Dall'azienda terzista che grazie ai dati ha capito su quale linea puntare ed è diventata leader di categoria, pensa addirittura comprandosi il suo più grande concorrente. O dell'azienda che, comprendendo lo scenario in un paese straniero, invece di spegnere le campagne ads che erano in perdita, ha iniziato a vendere con successo. Insomma, i dati sono un po' come la mappa, il disegno strutturale della costruzione della tua azienda. Per questo ricordati sempre che i dati devono essere ben strutturati, facili da visualizzare, devono essere il più possibile aggiornati, devono essere ovviamente personalizzati per il tuo caso specifico e soprattutto provenire da fonti più affidabili. Solo così potrai avere uno scenario tridimensionale che considera tutti gli aspetti per te rilevanti. Sai qual è il problema in tutto ciò? Che molto spesso accedere a questi dati non solo è costoso, già perché i dati costano, ma a volte è addirittura impossibile se non ci hai pensato prima. Ad esempio, se non hai attivato i tracciamenti qualitativi e quantitativi sul tuo sito web, se non hai iniziato nel tempo a raccogliere le menzioni di chi parla di te, se non hai tracciato come viene utilizzato il tempo giornaliero dei tuoi collaboratori, beh, questi dati semplicemente non esistono e quindi se li vuoi riuscire ad analizzare devi iniziare a raccoglierli da oggi in poi. Questo significa che non devi aspettare ad avere una domanda specifica prima di iniziare a raccogliere i dati, anzi devi iniziare a guardarti attorno, iniziare subito a capire dove sono i punti ciechi del tuo business, dove sei miope e devi muoverti subito per impostare tutti i monitoraggi o, come dico sempre, devi iniziare a piazzare le telecamere e prendere il controllo del tuo ecosistema. Quindi, per riassumere, per essere davvero data driven devi innanzitutto, per prima cosa, fermarti sempre, sempre prima di prendere qualsiasi decisione, che sia strategica o operativa, chiedendoti che cosa ti serve sapere per prenderla. Due, per ogni tipo di informazione devi capire quali dati hai già a disposizione e quali devi invece procurarti da zero, contattando chi te li può fornire. E tre, devi guardare oggettivamente ciò che ti dicono i dati e poi prendere la tua decisione. Ok, ma quindi per restare competitivi sul mercato basta essere data driven come l'abbiamo spiegato fino a questo momento? Come ti abbiamo detto all'inizio del video, purtroppo no. E adesso ti spieghiamo subito perché. Questo concetto porta con sé l'idea di guardare esclusivamente ai dati del passato, che però non sono sufficienti. Il motivo è semplice: il passato è passato, mentre il futuro, soprattutto oggi, è imprevedibile. Quindi usare solo i dati del passato per prevedere ciò che accadrà è alquanto rischioso. Ma se non basta più essere solo data driven, cos'altro devi essere? La risposta è data guided, ovvero devi sempre ovviamente partire dai dati, dai trend, dai ragionamenti logici e dalla creazione di possibili scenari per poter essere il più preparato possibile e soprattutto per poter agire al meglio in qualsiasi contesto. Se ti è piaciuto questo video, lasciaci un like e scrivici nei commenti se hai ancora difficoltà nel capire quali dati siano più rilevanti nel tuo caso per diventare data driven. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Noi ci vediamo la prossima settimana, ma nel frattempo ricorda: Think Big Data!